Quanto mi fa sospirare questa bellissima canzone di Sheryl Crow, si chiama Run Baby Run. Stiamo parlando di sesso questa mattina sul nostro vascello pirata. La prima volta in particolare porta con sé un bagaglio di emozioni e di sensazioni che, a detta degli psicologi che hanno condotto questo sondaggio, sono sempre positive per i maschietti, che evidentemente l'aspettano in maniera diversa rispetto alle femminucce, che invece le conservano un ricordo negativo. Noi però vediamo un suggerimento per far sì che a tutto questo carico di responsabilità della prima volta non ci sia il pensiero aggiunto magari di prendersi qualche malattia. Vogliamo escludere ogni tipo di rischio ed esiste un sistema proprio efficacissimo, l'unico al mondo che esiste non soltanto per prevenire gravidanze indesiderate, anzi, se vogliamo, quello è proprio l'ultimo dei motivi per il quale dovreste usare dei contraccettivi come il preservativo. Ma siccome io, cioè il preservativo, per quanto sono ignorante, dovrei mettere melo in testa, sarebbe meglio parlarne con una persona che ne sa molto più di me, che è il presidente della LILA, l'associazione che si occupa della lotta all'AIDS. Presidente della LILA Lecce, è con noi, giovanissima, e per questo motivo mi sento autorizzato a darti del tu, Viviana Bello. Buongiorno Viviana. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, oggi si parla di prima volta, ma il preservativo andrebbe usato non soltanto la prima volta, ma poi bisognerebbe trasformarla in una bella abitudine, vero? Beh, sì. E come hai detto tu, è l'unico mezzo che difende in realtà non solo dall'HIV, dall'AIDS, ma da tutte le malattie sessualmente trasmissibili, per cui insomma il suo uso sarebbe consigliabile. Allora, tra l'altro... Sì, dimmi pure. Tra l'altro adesso non c'è che l'imbarazzo della scelta, oltre al condom c'è anche il femidom, per cui anche le donne possono scegliere di autoproteggersi con questo preservativo femminile che, per quanto poco se ne parli, in realtà c'è. In realtà c'è, poi vogliamo specificare anche una cosa, perché purtroppo l'HIV, l'AIDS è stata per anni additata come malattia degli omosessuali, certo, malattia soltanto di chi fa del sesso un'attività promiscua. Ecco, invece a quanto pare le donne sono da 3 a 8 volte più vulnerabili degli uomini all'HIV, vero? Sì, in realtà sono comunque gli ultimi dati rilasciati dall'Istituto Superiore della Sanità. Le donne, per una serie di motivi biologici e culturali, sono effettivamente più a rischio. E molte sono le donne che si infettano, a volte sono anche mogli, e si infettano chiaramente dai mariti per comportamenti magari che gli stessi mariti hanno poco ortodossi ed erano a rischio. Sì. E in realtà molte sono donne, per cui insomma è importante promuovere dei messaggi di pubblica utilità, e anche per questo noi, nell'ambito di Itinerario Rosa, che questa rassegna promossa dal Comune di Lecce, abbiamo scelto di parlare di HIV e di AIDS con un'ottica al femminile, perché è importante che le donne o i giovani che attualmente sono... cioè non si parla di categorie, però in realtà sono dei soggetti comunque a rischio. È vero, e bisogna sempre ricordarlo. Quindi, carissime amiche, non vi vergognate ad andare in farmacia, portatene un pacchetto sempre con voi in borsetta, sempre. Non si sa mai, ecco, può sempre tornare utile. E poi porta fortuna, perché dalle mie parti si dice che preservativo chiama sesso, quindi se proprio volete speranze, se voi lo portate sempre con voi, sicuramente una bella sorpresa l'avrete. No, ma scherzi a parte, è partita anche questa iniziativa, giusto per non parlarne soltanto il 1° di dicembre, che è la giornata mondiale della lotta all'AIDS. Voi ne parlate tutto l'anno. Il 25 marzo è partita questa iniziativa allo spazio sociale ZEI, che si chiama... come si chiama questa iniziativa? HIV AIDS, lotta in corso, io ci metto la faccia. Ecco, in realtà è il lancio di una campagna fotografica che un po' è nata per gioco, appunto per questa voglia di coinvolgere giovani e meno giovani nel lancio di messaggi di pubblica utilità, ed è, devo dire, che sta riscuotendo molto successo. Ho visto, avete fatto delle foto veramente molto simpatiche. Io ci metto la faccia significa che la gente viene da voi e si fa fotografare proprio come se volesse essere il testimonial di questa campagna. Sì, in realtà è quello, sceglie uno dei 5 slogan, che chiaramente ogni slogan
in realtà richiama una denuncia, un'urgenza in materia di HIV/AIDS. Certo. Sceglie uno slogan e si fa fotografare da questi fotografi, lo ricordo, dell'Associazione Fotografica Obiettivi, che installano il set e sono pronti per fotografare diversi testimonial, gente comune o gente anche comunque in vista. Personaggi in vista. Senti, Viviana. Sì, giornalisti, sì, o attori che si sono venuti a fotografare per la lotta contro l'AIDS. Allora, facciamo così, siccome questa sera sarà allestito un altro set, vogliamo dire dov'è, così veniamo tutti a farci fotografare, perché io ho scelto già il mio slogan, che è l'ignoranza è più contagiosa dell'HIV, che mi piace troppo. Ecco, ho scelto quello lì. Quindi se volessi farmi fotografare, fare da testimonial insieme ai miei amici, dove devo venire questa sera? Allora, vi aspettiamo tutti questa sera presso la sala conferenze dell'ex Conservatorio Sant'Anna in via Libertini 1 a Lecce, vicino Porta Rudie. Siamo lì pronti per farvi fotografare, ma non solo, ci sarà anche un piccolo incontro di prevenzione, appunto, con il lancio di una campagna informativa. Molte delle foto utilizzate sono già state scelte per comunicare messaggi di pubblica utilità. Inoltre ci sarà la prima presentazione di questa campagna con gli scatti fatti a Jay. Oh, che bello, non vediamo l'ora di venire a vederli, quindi mi raccomando, messaggio importante, abbiate sempre con voi un preservativo, ma soprattutto non portatevelo dietro, usatelo e soprattutto partecipate a questa iniziativa questa sera, andate a farvi fotografare all'ex Conservatorio Sant'Anna in via Libertini 1, dove ci sarà questo set dalle 19. Io vengo, mi raccomando. Ti aspetto. Ok, Viviana, auguriamo una buona giornata e buon lavoro a tutti voi della Lila e continuate così perché c'è bisogno di gente come voi. Grazie mille, grazie a voi per lo spazio concesso. Prego, buona giornata. Radio Rama.